La pace dei santi sia con voi. Il 31 maggio la Chiesa celebra la memoria dei santi Canzio, Canziano e Canzianilla, martiri, che la tradizione vuole fratelli. Furono uccisi sotto l'imperatore Diocleziano all'inizio del IV secolo e vennero sepolti ad Aquas Gradatas, nella stessa località corrispondente all'odierno San Canzian di Sonzo. Venne scoperta recentemente la relativa basilica paleocristiana e la stessa tomba, con notevoli resti ossei di tre individui. La venerazione dei santi martiri è attestata dal racconto di San Massimo di Torino, da una celebre cassetta reliquiario in argento conservata a Grado della fine del secolo V e dall'affermazione di Venanzio Fortunato. In età alto medievale esisteva in detta località un monastero in loro onore dedicato. Il culto dei santi martiri Canzio, Canziano e Canzianilla era già anticamente diffuso nell'Italia settentrionale, soprattutto in Lombardia, in Francia e in Germania. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Canzio, San Canziano e Santa Canzianilla. Ed auguri a quanti il 31 maggio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Nell'ultimo giorno di questo mese mariano andiamo a conoscere un altro dei titoli con cui è venerata la Beata Vergine Maria nella Santa Chiesa Cattolica. Regina Cieli, Alleluia. Dal santuario della Madonna del Ghisallo a Magreglio in provincia di Como vogliamo oggi concludere questo nostro mese mariano celebrando la festa che il 31 maggio la Chiesa ha posto. Maggio, mese dedicato a Maria, si conclude con la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Santa Elisabetta. Dopo l'annunzio dell'Arcangelo San Gabriele, Maria si mette in viaggio frettolosamente, dice San Luca nel suo Vangelo, per far visita alla parente Elisabetta e prestarle il suo personale servizio. Aggregandosi probabilmente ad una carovana di pellegrini che si recano a Gerusalemme, attraversa la Samaria e raggiunge Ain Karin, in Giudea, dove abita la famiglia di Zaccaria ed Elisabetta. È facile immaginare quali sentimenti pervadano il suo animo dalla meditazione del mistero annunciatole dall'Arcangelo Gabriele. Sono sentimenti di umile riconoscenza verso la grandezza e la bontà di Dio che Maria esprimerà alla presenza della parente con l'inno che San Luca, evangelista, pone sulle labbra della Vergine Maria e che magnifica l'amore di Dio. Come afferma San Bernardino da Siena, espressione dell'amore gioioso che canta e loda l'amato. La presenza del Verbo incarnato in Maria è causa di grazia per Santa Elisabetta, che ispirata avverte i grandi misteri operanti nella giovane parente, la sua dignità di madre del Signore, la sua fede nella parola di Dio e la santificazione di Giovanni Battista il precursore, che esulta di gioia nel grembo della madre Elisabetta. Maria rimane presso Santa Elisabetta fino alla nascita di Giovanni Battista, attendendo probabilmente altri 8 giorni per il rito dell'imposizione del nome. Accettando questo computo del periodo trascorso presso la parente Elisabetta, la festa della visitazione, che i frati minori celebravano già nel 1263, veniva celebrata il 2 luglio, cioè al termine della visita di Maria. Sarebbe stato più logico collocarne la memoria dopo il 25 marzo, solennità dell'Annunciazione del Signore, ma si volle evitare che questa festa cadesse nel periodo quaresimale. La festa venne poi estesa a tutta la Chiesa Latina da Papa Urbano VI per propiziare, con l'intercessione di Maria,
la pace e l'unità dei cristiani divisi dal grande scisma d'Occidente. Il Sinodo di Basilea, nella sessione del 10 luglio 1441, confermò la festività della Visitazione, dapprima non accettata dagli stati che parteggiavano per l'antipapa. L'attuale calendario liturgico, non tenendo conto della cronologia suggerita dall'episodio evangelico, ha abbandonato la data tradizionale del 2 luglio per fissarne la memoria all'ultimo giorno di maggio, quale coronamento del mese che la devozione popolare offre al culto particolare della Vergine Maria. San Francesco di Sales scrive: «Nell'incarnazione Maria si umilia confessando di essere la serva del Signore. Ma Maria non si indugia ad umiliarsi davanti a Dio, perché sa che carità ed umiltà non sono perfette se non passano da Dio al prossimo. Non è possibile amare Dio che non vediamo se non amiamo gli uomini che vediamo». Mentre lasciamo il santuario della Madonna del Ghisallo a Magreglio, in provincia di Como, vorrei anche ringraziare di cuore Daniele Ghiglioni e Tele Vallassina per aver sostenuto questo progetto mariano. Grazie di cuore a quanti hanno seguito con fedeltà questo nostro cammino. Chiedo scusa per gli eventuali ed involontari errori ed imprecisioni. E concludo affidando alla Madonna Tele Vallassina stessa, perché possa, come ha fatto lei verso Santa Elisabetta, portare a tutti la parola di Dio. Grazie di cuore a tutti voi, cari telespettatori, e vi do appuntamento sempre sugli schermi della nostra cara emittente Tele Vallassina.